Davide Ferrari, e grazie ancora per essere qui con noi questa sera. Solitamente io non seguo un testo scritto così, un po' per talenti, un po' per abitudine, però abbiamo poco tempo e dobbiamo ascoltare la dottoressa Massano, il professor Caliandro, Daniela Vannini, insomma, che sono persone che conosciamo in maniera diversa, ma che hanno un curriculum ampio, che hanno messo a disposizione di questa difficile campagna elettorale. E quindi vorrei cercare di riprendere un testo che ho prodotto all'inizio, insomma, del percorso di questa temperie elettorale, ma anche, insomma, nata appunto con le dimissioni di Vasco Errani, eccetera, eccetera. Naturalmente me ne scuso, cercherò facendo qualche trucco nell'esposizione, alla lettura, insomma, naturalmente essendo un testo programmatico, insomma, può somigliare un volantino. Siccome qui ci sono esperti di notevole livello presenti, insomma, me ne scuso in partenza, insomma, ecco, cercherò nel leggere di mettere in maggiore evidenza le cose che sono forse secondo me più originali sulle altre, chiedo venia. All'inizio è anche un po' sul tono, un po' discorsivo, un po' politico, ma insomma. Tanto ho letto in questi giorni, insomma, nascendo questo dibattito purtroppo molto malamente da infortuni giudiziari, insomma, una discussione su come ci si deve attestare, no? Ci si deve attestare sulla valorizzazione di tutto il bene e il buono che ha fatto l'Emilia-Romagna in tanti anni, anche nell'ultimo mandato, oppure accelerando una immagine autocritica. E io credo che ci voglia una visione innovativa, anche critica, ma non tanto e non solo legata a noi, ma guardando un orizzonte che è assai problematico. Insomma, noi viviamo dentro una crisi lunghissima e abbiamo problemi di enorme rilevanza da affrontare, di cui sembra tante volte che la politica non se ne occupi, e già questo è un dato assai discutibile, insomma. E uno di questi punti è il seguente, insomma, come riprendere lo sviluppo? Tutti ce lo chiediamo, ma dobbiamo chiederci anche quale sviluppo, per non ripetere gli errori che hanno prodotto la crisi. Per decenni, prima uno sviluppo senza progresso, dissipatore di ambiente e società. E poi la crisi, la finanza e la speculazione che hanno considerato le persone un peso, un ostacolo di cui liberarsi. Ecco, io credo, noi crediamo, che bisogna invece fare l'opposto, bisogna partire dalle persone, mettere al centro di un'azione collettiva, pubblica e sociale per superare il frangente drammatico che le nostre famiglie, la nostra società, anche qui in Emilia, sta attraversando. Molti ci dicono che per avere prosperità bisogna continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Qualcuno, troppi, ci dice che bisogna addirittura tornare indietro, no? A modelli di società diversi, più autoritari. Il PD non può fare altrettanto, non può dire altrettanto, deve cercare uno sviluppo diverso e migliore. Bisogna produrre cose nuove, cose rinnovate in modo nuovo, migliore. Una nuova visione dello sviluppo si può basare solo su risposte efficaci alle domande delle persone, ma non basta il marketing per individuarle e farle motore di nuove produzioni. Ci vuole un grande aumento della partecipazione di tutti i cittadini all'azione collettiva. Può darsi che questo assunto sembri propagandistico, può darsi che sembri generico. Io ho trovato molto interessante, lo voglio dire, che a suggerirmelo, non che fosse, diciamo, la prima volta che si sentivano questi discorsi, ma in aree forse più laterali, no? Anche dei dibattiti intellettuali, siano stati scritti da assessori di Patrizio Bianchi, che io voglio molto ricordare perché ha prodotto, almeno sul piano teorico, una riflessione che è appunto su questo punto, cioè il rapporto fra coscienza sociale diffusa, consapevolezza produttiva e consumeristica. Saperi, produzioni.
Notiamolo, non si tratta solo di dire che ci vogliono più competenze diffuse per avere forza lavoro migliore, benissimo, no? Per reggere alla competizione, c'è un ragionamento in più. E io mi sentivo di riportarlo, bisogna vedere poi come tradurlo in spirito politico, in una concretezza dell'azione di governo, ma è un dato che mi ha colpito, insomma. La partecipazione si esercita se vi è libertà, abbattimento del peso della burocrazia, informazione, coinvolgimento vero, ma nasce dalla conoscenza. Per questo consideriamo, riproponiamo, Circolo è un attore sempre attivo, le politiche dell'educazione, della formazione, della ricerca e dell'innovazione come o fra le cose più importanti. Per il rilancio dell'economia si è agito essenzialmente riducendo il costo del lavoro, aumentando la flessibilità, si può discutere, ma certamente bisogna investire su un forte innalzamento delle capacità delle persone, come cittadini lavoratori, come cittadini consumatori, come cittadini protagonisti dei propri percorsi di cura, welfare, crescita personale. Oggi la competizione globale, riprendo qui invece una frase che ha seguito in questi anni le nostre iniziative sulla scuola, me l'ha sentita dire tante volte, ma insomma che è più invece nostra, la competizione richiede una società con una grande quantità di uomini e donne di qualità. Anche questo può sembrare un'affermazione generale, riflettiamo un attimo, non è affatto scontato che ci sia consenso su questa affermazione, anzi di solito o si difende la quantità, il libero accesso senza qualità, o viceversa si dice che soltanto una qualità magari più ristretta negli accessi e negli esiti è l'unica cosa che ci può far uscire vincenti nella competizione. Noi abbiamo proposto un orientamento diverso. È necessario un avanzamento generale delle condizioni culturali diffuse. Questo vuol dire la massima importanza all'educazione, all'istruzione, alla formazione. In sintesi, più cultura e scuola, un ruolo prioritario dell'università e della ricerca per creare una società che produca e domandi beni qualificati e servizi razionali e moderni, più conoscenza per avere più persone consapevoli e capaci di scegliere e imprese capaci di offrire prodotti nuovi, validi e vincenti. Mi permettete, magari se c'è tempo dirò qualcosa fra di voi nel dibattito, ma di non citare qui, non è d'altra parte la mia competenza, perlomeno non quella principale, quali sono i settori di innovazione essenziali, la green economy, ci sono tanti welfare, ci sono tanti punti interessantissimi, però io andrei adesso alla scuola, cioè lasciato, noi siamo scolastici, no? A un assunto metodologico, il link scuola, lavoro, società, sia nella produzione che nel consumo, io credo che si possa andare a dire poche parole sulla scuola. La scuola italiana, intanto, se l'obiettivo è di avere una società con una grande quantità di uomini e donne di qualità, la scuola italiana non è troppo grande. Mi sembra che nel nostro partito siamo tutti d'accordo su questo, però ci sono, come dire, c'è chi ci sono, siamo sottoposti, noi non viviamo sulla luna, no? Ha tante sollecitazioni, dall'altra parte il bilancio è sempre più ridotto, quindi è evidente che questo assunto va riproposto, ma anche motivato. Deve essere più efficiente la scuola, ma non abbiamo troppa scuola. Bisogna puntare alla sua promozione e non alla sua riduzione. Un grande numero di insegnanti, dirigenti e tecnici ha testimoniato nel concreto la propria profonda convinzione del valore della scuola. In una scuola ferita e impoverita, ha proseguito il proprio lavoro cercando di resistere ai tagli e di mantenere il miglior livello possibile con un impegno professionale sempre maggiore. Si tratta di uno sforzo generoso, cui però non si può chiedere di durare indefinitivamente. Il primo dovere della politica è ascoltare, raccogliere queste volontà e sulla loro forza costruire il cambiamento. Dobbiamo mantenere una buona scuola, vogliamo dire raggiungere, io dico anche mantenere, inclusiva, formativa ed educativa, inserita in un più vasto sistema, educazione continua per tutto l'arco della vita.
garantirle, edifici sicuri e strumenti adeguati. Abbiamo una buona scuola dall'infanzia, preceduta da una rete di asili nido che da sempre qui consideriamo essenziali servizi educativi. Bisogna difendere e consolidare questa rete e non in alternativa, ma in integrazione, diversificare i servizi educativi. Bisogna che la scuola dell'infanzia torni a essere per il 100% dei bambini in età. Non lo è. Siccome non tutti hanno i figli in età, non tutti vivono questo problema. Cioè, uno dei passaporti europei più forti della nostra regione non c'è più. Noi non garantiamo il 100% dell'utenza. Bisognerà porsi questo problema, come anche la Giunta ha provato, anche con investimenti significativi, insomma, in questi ultimi anni. Lo Stato deve fare di più in Emilia-Romagna, con una buona nuova legge, come il PD ha proposto, e subito con investimenti adeguati che assicurano scuole di qualità, modelli a tempo lungo, una necessaria pluralità e compresenza delle figure educative. È urgente cancellare l'indebolimento determinato dai tagli, così nella scuola di base, così negli istituti tecnici e nelle scuole legate alle vocazioni produttive dei territori. Si è parlato di più, anche per merito dei movimenti che ci sono stati, dei tagli nella scuola di base. Poco si è parlato dei risultati di forti impoverimenti del sistema scolastico nell'istruzione più legata alla vita sociale e produttiva, che sono stati invece significativi. Il Circolo ha prodotto un documento, no, sulle scuole tecniche in rapporto a Bologna, al suo sviluppo oggi, che mi pare abbia ripreso anche con l'analisi che io qui non sto a riprendere per intero, insomma, anche il richiamo a questa consapevolezza, come si è impoverito non solo nelle ore di laboratorio, ma proprio nella visione stessa della sua importanza all'istruzione tecnica e professionale, anche nella nostra società. È urgente cancellare questo indebolimento. Bisogna assicurare tendenzialmente a tutti i giovani un valido titolo. Il patrimonio umano che viene disperso nell'abbandono scolastico, nella dequalificazione della formazione, è indispensabile e il suo spreco non può essere tollerato. Chi non frequenta fino in fondo una buona scuola si perde. Qui segue qui una frase un po' drammatica, ma insomma è presa da una famosa libro di Tommaso Landolfi, insomma, che parlava però del tempo, no? Diceva Landolfi, un grande scrittore, si perde tempo come si perde sangue. Io vedo scritto qui, si vede che ero traumatizzato mentre l'ho scritto, perdiamo ragazzi come si perde sangue. Cioè avere un numero di drop-out rilevante vuol dire perdere sangue, perdere vita per una società. Ora basta. Serve un maggiore collegamento fra formazione e lavoro, servono esperienze nuove per unire cultura di base, tecnica e creatività e favorire sempre più lo scambio con l'estero dei nostri ragazzi in ambito formativo, soprattutto con le realtà più avanzate. Si è giovani solo una volta, ma l'istruzione deve accompagnarci per tutta la vita. È fondamentale il ruolo del pubblico nell'orientamento dei percorsi scolastici, formativi, di lavoro, dei giovani, così come di coloro che hanno perso il lavoro e devono ricollocarsi. Voi sapete che c'è una proposta ampia che il governo, un gruppo di studio del governo, mette in discussione in questi mesi. È una proposta appunto da discutere, però che testimonia, questo lo devo dire perché questo volantino era precedente al documento con la scuola, testimonia insomma la volontà di commisurarsi a un'ampiezza di misure, di strumenti, che è molto importante. Io credo che questo dato non debba andare perduto. Se fossimo in un'assemblea proprio di insegnanti dovrei essere più prudente, perché purtroppo il clima è quello che è. Però guardate, io vi invito, e invito chi è più a più nella scuola, insomma, a misurarsi con questo dato, tutto politico. Mentre siamo in una campagna elettorale drammatica, sostenuti da candidati validissimi, ma insomma molto soli in questo sforzo, io vedo che la parte più viva, le figure anche quelle storiche più forti della scuola militante in Emilia-Romagna stanno facendo girare la buona scuola, la stanno discutendo, stanno scrivendo, anche criticamente. E si rendono conto, magari anche spesso isolati, no? Spesso isolati.
si rendono conto che è, come dire, bisogna fare, bisogna buttarsi nella difficoltà della proposta. Io credo che questo spirito vada raccolto, e quindi volevo fare questa citazione. Poi ci sono iniziative in specifico sparse adesso per tutta la federazione, numerose, ma volevo ugualmente citare. Scusate, ma era un'introduzione, sentiremo per altre voci.